Il nostro progetto verte fondamentalmente sulla gestione del mobility management, è un gruppo di lavoro coordinato dall'architetto Sabatini che è il nostro mobility manager e con il collega Maurizio Ibarini abbiamo realizzato una riorganizzazione generale della mobilità dell'azienda. Gli ospedali sono grandi attrattori del traffico urbano, quindi hanno diciamo una forte pressione dal punto di vista dei pazienti che arrivano e la cui mobilità ovviamente deve essere gestita in maniera molto attenta e molto delicata, per cui il progetto prevede una riorganizzazione delle aree esterne in modo tale da consentire l'accesso prioritario ai disabili, in modo da aumentare il numero di posti auto, garantirne la disponibilità in modo da evitare il problema della mobilità erratica e generare delle risorse economiche che poi vengono utilizzate per l'ampliamento. Grazie alla riorganizzazione del parco auto con un sistema informatico centralizzato è possibile premiare i mezzi più efficienti e dare loro la priorità, implementare il carpooling e ottenere una maggiore efficienza nell'impiego dei mezzi, riducendo anche i costi aziendali perché si riducono i rimborsi chilometrici. Quindi complessivamente si ha una riduzione dell'impatto ambientale e la liberazione di risorse che possono venire reinvestite per ottenere un maggiore ampliamento del sistema. Fino ad oggi la nostra attività diciamo, ha raggiunto circa il 30% dei 650 mezzi aziendali, quindi il lavoro procede e c'è tanto da fare e speriamo di riuscire nei prossimi anni a completare questo progetto.